Ciao piccoli scarafaggi. It's been a hard day's night. Ciao piccoli scarafaggi, bentornati in questo nuovo video. Oggi partirà un nuovo format per farvi conoscere dei plugin utili che vi cambieranno proprio la vita, ve la svolteranno e cambieranno il vostro modo di lavorare. Vi dico utili perché io non devo spiegarvi come funziona un compressore, un equalizzatore, un saturatore, eccetera. Cioè lì ci sono altre persone, Fabio Cinque Corde, il Trappolone, Henry Periani, Marco Zanotti, che già hanno fatto decine e decine di video su queste cose. Non spetta a me spiegarvi quello perché le studio anch'io. Il mio intento è quello di dar luce, per questo mi chiamo il faro, di dar luce a delle cose che tu magari non conoscevi, di incuriosirti, di farti scoprire l'esistenza di determinate cose che possono risultarti utili. Se sei interessato a questo, intanto iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video, seguimi su Instagram e andiamo avanti. La cosa principale che ti devi domandare ogni volta che hai fatto qualche modifica a un suono è questa: suona veramente meglio o è solamente più alto di volume? Questa è la domanda principale, perché ti accorgerai che matchando il volume fra il suono originale e quello che tu hai lavorato, il più delle volte lo hai peggiorato, lo hai spappolato, lo hai distorto troppo, oppure pensavi di aver migliorato chissà che cosa, invece in realtà non è cambiato quasi per niente. Può darsi che hai usato 10 plugin, ma quando vai a matchare il volume ti accorgi che non è cambiato quasi di nulla. Il plugin di cui ti parlerò oggi si chiama Game Match. È un plugin, cioè, eccezionale, me ne sono innamorato, penso sia il plugin più utile che c'è. Costa solo $19, ma ne dovrebbe costare 1000. Se lo usi, non ti fa usare altre decine di plugin. Cioè, quindi è proprio una svolta. Ti permette, con un semplice click, di matchare all'istante il volume con tutto quello che tu stai facendo e ti fa sentire il suono come era prima e come mentre lo stai lavorando. Quindi ti permette di fare un match istantaneo senza che devi ogni volta andarti a cliccare i plugin uno per uno, a spegnerli, a stare attento quando metti un compressore, a ridare il giusto gain, se hai equalizzato, comunque se alzate il volume devi un po' abbassare, cioè diventa frustrante ogni volta andare a fare queste cose. Con questo plugin qualsiasi modifica vai a fare poi sulla catena che tu hai messo sul tuo canale, quindi qualsiasi variazione che ci sarà di volume, lui automaticamente te lo riregola. Questa è l'unica maniera per sapere veramente se stai lavorando bene o male su quel suono. Ce l'hanno detto un sacco di volte, no? Il nostro cervello, quello che percepisce a volume più alto, lo percepisce migliore. Quindi spesso noi cadiamo nell'errore di usare tantissimi plugin che vanno ad alzare poi anche di 1 dB, 2 dB il volume del suono e tu pensi che quel suono l'hai migliorato, invece in realtà l'hai solamente spappolato, peggiorato, saturato troppo e non te ne rendi conto. Questo plugin ti farà finalmente imparare, sentire come stai usando un compressore, come stai usando il limiter, come stai lavorando su un equalizzatore, perché ti darà il match del volume istantaneo. È un plugin per tutti, quindi io te lo farò vedere Logic, ma lo trovi per Cubase, Pro Tools, eccetera, eccetera. Fammi sapere poi nei commenti qui sotto se ti è piaciuto, così continuerò a farne altri. Quindi non mi resta che andartelo a far vedere. Andiamo, pollice. La prima domanda fondamentale: questo suono l'ho migliorato o è soltanto più alto di volume? Sarà il Game Match a darti la risposta. Guardate questa schermata, semplicissima, proprio pochi comandi, ma ci puoi fare un sacco di cose. Come funziona? Tu lo apri come prima istanza, ok? A inizio catena. Poi ne metti un altro, lo copi a fine catena. Io lo metto un po' più giù, così vi posso anche spiegare meglio alcune cose. Esempio, lo metti qui. Che cosa succede? Quando apri la seconda istanza, ti dice che la prima, la voce qui sta su before, ok? Il segno. Qui sta su after, giustamente questo è il secondo. Gli si assegna un gruppo, perché praticamente ogni volta che lo mettete su un canale dovete dargli un gruppo diverso che si va a prendere lui delle volte automaticamente, perché altrimenti possono andare in conflitto, perché potete metterlo anche uno su un canale e uno su un altro. Quindi lui, avendo B, B, A e A, eccetera, va a fare riferimento a quel plugin lì. Quindi chiudiamo il before, lasciamo solamente questo. Che cosa succede? Che adesso, non avendo niente dentro fra un plugin e l'altro, giustamente il volume sta a zero, ok? Se io vado ad inserire ad esempio un semplicissimo compressore,
dove aumento un po' la ratio, niente, lo lascio così, diciamo, dai, senza che mi metto a spiegarvi queste cose che già le sapete, non ve le devo spiegare io. Praticamente che succede? Può capitare spesso che quando vai a usare un compressore, un equalizzatore, quello che sia, vai leggermente ad aumentare il volume e quindi il tuo cervello percepisce quel suono come migliore. Quindi tu ogni volta dovresti matchare qui il volume o comunque spegnere e vedere se il suono l'hai migliorato, l'hai peggiorato. Praticamente che fa il game match? Se tu ti tieni aperto questo, lui ti sta già dicendo che tu sei salito di 7 dB. Quindi, se applichi la compensazione del gain premendo qui sopra, automaticamente te lo va a abbassare. Se spingi su auto, addirittura lui, ogni tua piccola modifica che fai, te lo va, vedi, si continua a muovere da solo. Quindi ti permette di lavorare in tempo reale e di avere sempre lo stesso volume con cui tu stavi qui dentro ad inizio della catena. La cosa figa adesso è che se tu vai a spingere questo, ti fa sentire il suono come era prima, quindi tu hai un match istantaneo del volume, cioè proprio subito. Quindi tu immaginati qui se hai 10 plugin ogni volta che palle che devi andare qui, spegni questo, spegni questo, spegni questo, metti in play, poi riaccendi, delle volte si stoppa un po', rallenta, in ritardo. Cioè questo non ti dà distrazioni, ti permette di matchare il volume paro paro, quindi tu ti accorgerai che di tutti quei plugin che hai sempre usato qui dentro, ne toglierai tantissimi perché il suono lo hai solamente peggiorato. Delle volte quando usi un compressore lo vai a schiacciare, se usi un saturatore lo vai a saturare troppo, però magari non avendo compensato bene il volume è capace che tu lo percepisci migliore perché stai più alto di 1 dB. In realtà l'hai solo peggiorato. Ti assicuro che con questo plugin sarà la svolta, proprio la svolta. Ok? La cosa ancora fica di questo, che questo è solo diciamo l'aspetto basilare, quindi ti permette di fare un game match con il suono e sentire se tu lo stai migliorando o no, e ti lascia comunque il volume del suono allo stesso livello con cui hai cominciato il lavoro, perciò non ti va neanche a sballare il tuo mix, il tuo guest staging, perché delle volte capita che uno fa un guest staging all'inizio con tutti i volumi eccetera, poi comincia a mettere un po' di compressori, un po' di equalizzatori, va a lavorare sul bass master e alla fine qua nello stereo, nell'uscita stereo il volume ti si è alzato tantissimo. Questo praticamente ti mantiene sempre il volume di uscita uguale perché lavora qui dentro. Quindi comunque se tu sei entrato a meno 9 riesci, ok? È lui che ti va a compensare e ti fa sentire il suono per quello che è e come lo hai lavorato. Quindi non hai l'inganno che ti dà il cervello. Ora ditemi se questa non è una manna dal cielo, non è tutto quello che chi fa questo lavoro poteva sognare. Cioè, quante volte ti è capitato di entrare dentro un plugin a volume alto? Ce l'hanno fatti proprio a Peperini, no? Dicendoci che dobbiamo entrare dentro i compressori hardware o comunque compressori che riemulano macchine hardware, compressori analogici, dobbiamo entrare intorno ai meno 18, no? Tutta quella spiegazione, eccetera, perché così lavorano meglio. Però è capace che tu hai fatto un mix, un guest staging, eccetera, c'hai questo suono che comunque quando va a entrare dentro questo compressore ci stai entrando a meno 7, meno 11, eccetera, quindi stai entrando più alto e questo te lo potrebbe far lavorare male. Che cosa fa questo plugin? Eccezionale, guarda, godo solamente a dirvi questa cosa qua, questa sciccheria. Questo ti permetterà per la prima volta di capire veramente come stai usando tu un compressore, se lo stai usando bene o male e quello che ci stai facendo dentro co e come imposti le cose, cioè puoi fare degli esperimenti senza dover matchare, uscire, cliccare qui, tutto solamente attivando questo pulsante. Ora ditemi se non è da pippa questa cosa. Se tu fai tasto destro qui sopra e vai su questa voce display before knob, ti esce un'altra rotellina che mettendo diciamo la catenella qui abiliti il volume in maniera proporzionale, nel senso che se tu alzi il volume qui si abbassa, se tu lo abbassi si alza. Questo che cosa permette di fare? Ruotando questa vai a cambiare il volume di entrata qui dentro. Quindi praticamente tu puoi andare a cambiare il volume con cui entri nel compressore, ma senza cambiare il volume che avevi qui prima di entrare e quello prima di uscire. Quindi se tu avevi già fatto un bilanciamento del basso
però ti accorgi che vuoi entrare più alto o più basso dentro il compressore, semplicemente con questa funzione vai a cambiare il volume di entrata, ma senza cambiare il volume di uscita che avevi quando sei entrato all'inizio catena e quando sei uscito qui. Quindi non ti va a sballare il tuo bilanciamento, non ti va a sballare il tuo mix e ti fa entrare nella maniera giusta nel compressore e puoi fare tutti i cazzo di esperimenti che vuoi senza uscire dalla finestra, senza fare nulla e settarlo fino a quando non hai capito quello che stai facendo. Cioè, ora dimmi se non è eccezionale questo. Che faccio io? Vado ad abbassare qui di 4 dB ad esempio, no? All'incirca. Vedete? È cambiato il volume di entrata nel compressore, che prima era più alto, ma il volume che io ho, ok, qui sta su automatico, cioè è sempre uguale, quindi ho cambiato solamente il volume con cui sto entrando qui dentro, ma lui me lo fa sentire sempre nello stesso volume in cui stavo quando il suono stava qua a inizio catena. Telefono, non ne frega un cazzo. E anche quando il volume esce, cioè vedete, io posso andare, sentite, no? Io vado ad alzare, guardate quanto sto entrando qui dentro, alto. Cioè gli ho dato 15 dB. Se non ci fosse stata questa compensazione, vedete? Cioè sia prima il segnale quando stava qua, che adesso che sta qua, il volume è sempre lo stesso. Se non ci fosse stato questo, qui avresti sentito un'uscita pazzesca al volume altissimo. O comunque per entrare nel volume giusto nel compressore avresti dovuto mettere un utility gain qui, quindi tu lo abbassavi, entravi corretto, però poi comunque ti si era abbassato anche il volume generale del canale, quindi ti andava a cambiare il mix che avevi fatto. Ok, sta lavorando solamente qui dentro. E questa è una cosa eccezionale, finalmente uno strumento che ti aiuta a capire quello che tu fai con un compressore. Cioè, mo dimmi se non è eccezionale questa cosa qua. Un'altra funzione fighissima che può capitarvi spesso quando fate musica, ragazzi, è di registrare le chitarre, no? Magari fai due take, una la metti a sinistra, una la metti a destra e poi quella la unisci e quindi tu hai questa chitarra stereofonica, però può capitare che tu magari una chitarra la puoi aver registrata più alta dell'altra, qualche pennata più alta, qualcuna più bassa e quindi questo ti può sballare un po' il volume fra left e right. Questo può anche accadere in tutta una base musicale intera dove tu non hai dosato bene gli strumenti da una parte e l'altra, eccetera, quindi un canale può essere un po' più alto dell'altro. Che cosa fa il game match? Allora, se tu apri un'istanza, questo è un ukulele, no? Registrato in due take, messa una left e una right, dove sono leggermente diversi i volumi. Se tu apri un game match iniziale, vai qui sotto in basso, metti left, quindi questo disegna il volume del left, ne apri subito un altro. Lo metti sul right, quindi disegna il volume del right. Attivi il game match automatico. Praticamente lui ti va a dire che il tuo canale destro è un po' è più basso e te lo andrà ad alzare di volume. Vedi? Oscillano intorno ai 2 dB, eccetera. Quindi il destro è leggermente più basso del sinistro. Che cosa possiamo fare noi? Se tu vai nell'automazione di questo parametro, che il Logic te le vai a trovare qui, ok, su quella di gain, e vai a scrivere questa automazione, lui che fa? Gli dai play? Ti comincia a scrivere questa automazione qui e te lo va a bilanciare perfettamente. Quindi quando tu andrai su Game Match, ti troverai praticamente l'automazione scritta. Quindi lui ti ha bilanciato perfettamente il volume tra il canale left e il canale right. Ora qui la differenza era minima, però ci sono delle volte veramente che c'è un forte sbilanciamento. Ti lascio anche un link sotto in descrizione del video che ho trovato io che ti spiega, è in inglese, però comunque ti fa proprio degli esempi dove ti fa capire veramente benissimo come usare questi altri parametri. E niente, penso di meritarmi un super pollice perché ti ho dato un plugin che ti svolterà la vita. Immaginatevi che cosa può fare questo plugin sul Bassmaster. Cioè voi ne mettete una inizio catena, poi mettete tutta la vostra catena di plugin e rimettete un altro game match. Cioè potete andare a fare il match del volume
allo stesso identico livello e vi accorgerete veramente quanti danni potete aver creato sul Bass Master. Quindi questo è proprio il plugin utile per eccellenza, non potevo cominciare meglio. Noi ci vediamo al prossimo video e iscriviti al canale se non l'hai già fatto e pollice!